Non ci hanno presentati, Mason Lockwood. Non ci siamo presentati, sono Connor. Damon Salvatore, sono Damon. Ho sentito cose belle su di te. Sul serio? Strano. Sono uno stronzo. Quando sei arrivato? Perché sei qui? Mi mancava il mio fratellino. Perché sei tornato ora? Potrei fare a te la stessa domanda, anche se sono alquanto sicuro che potrei riassumere tutte le risposte con una sola parola. Elena. Sei preoccupato? Temi che siamo destinati a ripetere il passato. Identica a Catherine. Uguale a Catherine. Sono identica a lei. Elena non è Catherine. Hai ragione, non lo è. Chiamatemi Catherine. Sei morto mentre avevi in circolo il sangue di Catherine. Anche Damon. Non serviva soggiogarlo. Lui beveva di sua spontanea volontà. È questa la tua scelta? Preferisci morire? Tutto questo era per stare con Catherine. Ma è morta. Non era reale. Lei non ne vale la pena! Mi dispiace. Ho sentito parlare di te. Il vampiro pazzo e impulsivo. Tu sei quel serial killer, no! Niente di tutto questo è reale! Chiunque. Sempre. Ovunque. C'è nessuno in casa? C'è un grosso vampiro cattivo qui fuori. Non farlo mai più. Non puoi farlo più, Damon. Non in questa città. Non quando ci sono io. Perché no? Non è niente che non abbia già fatto. Offerta di pace. Ti prego, dammi un'altra chance. Ammetto che uccidere la tua più cara amica è ben più che malvagio, eppure, in qualche modo, è degno di umorismo. Ha ucciso Zack, ha ucciso Tanner, ha trasformato Vicky. Elena, lui non cambierà mai. Non lo capisci? Non cambierà mai! Io non cambierò mai. Perché improvvisamente è così importante tenermi sotto controllo? Forse si sono accorti che sei un idiota. Perché non voglio che gli altri pensino che tu sia questo. E cosa? Tu sei più di questo, ti prego. Questo è ciò che sono, Jessica. Ha rovinato tutto il buono che c'era in lui. Non c'è niente di buono in lui. Ha deciso quello che vuole. Perché non me l'avevi detto? Che cosa vuoi sentire? Che volevo bene a Rose? Che sono arrabbiato? Lei non c'è! Quello che hai fatto per Rose? Perché non vuoi che gli altri vedano che c'è del buono in te? Perché se vedono il bene, si aspettano il bene. Damon, tu sei mio amico. Ne sono consapevole. E un amico di solito sa quando i suoi amici sono. Credo che tu soffra. Io non soffro, Elena. Non ho mai amato. Io tengo molto a te. Ascoltami, io tengo molto. Ho sempre amato Stefan. Io amo Stefan. Amerò sempre Stefan. Ho un regalo per te. Questa è tua. Posso essere egoista con te? Io ti amo, Elena. L'amore è l'emozione più forte che ci sia. Farai meglio a stare attento. E quella è la tua umanità. La tua umanità si vede. Tutta questa gentilezza. Non ti reggi in piedi. C'è qualcosa di vero? Deve essere molto difficile cercare di eguagliare Stefan. Guardassi come te! Io non sono Stefan! Perché non la smetti di volermi come lui? Ciascuno di voi pensa davvero di essere l'unico a poterla proteggere. La cosa peggiore per Elena Gilbert siete voi due. Smettetela! Per sempre proteggerò Elena. Io sceglierò sempre te. Lei ti tratteneva dall'essere mostro che sei in realtà. Io devo contenermi per proteggerla. Lei vuole che io sia un uomo migliore, che significa che non posso essere ciò che sono. Perché? Trovi impossibile che provi dei sentimenti per me? No, però trovo impossibile che lei sia così cieca da non accorgersi che sei quello sbagliato. Mi piaci anche ora. Così come sei.
Personalmente non immagino un lieto fine per te. Io vedo solamente Stefan ed Elena. E credo che lo sappia anche tu. Volevi farmi vedere le stelle cadenti. Così ho guidato fino in mezzo al nulla. E nel momento in cui sono cominciate le scie luminose, ci sono stati dei momenti di fratellanza. Lui ha già un fratello. Oh no, ma certo. Il Salvatore e il loro indistruttibile legame. Mi chiedo cosa accadrà quando Elena farà la sua scelta. Vuoi metterci l'uno contro l'altro? Bel tentativo. I Salvatore litigheranno anche come cani, ma morirebbero l'uno per l'altro. Sono arrivato. Sexy all'inverosimile, ti ho salvata da una totale umiliazione. Certo eri preoccupata per Stefan, ma c'è stato un momento, un preciso momento, in cui tutti sono spariti e c'eravamo solo noi due. Perché alla fine, quando perdi una persona, ogni candela, ogni preghiera non compenserà mai il fatto che l'unica cosa che ti rimane è un vuoto nella tua vita, al posto della persona che amavi tanto. Chi l'avrebbe detto? Che se passi del tempo con qualcuno e non lo uccidi si diventa amici. Demon e Bobby. Chi l'avrebbe detto? Non renderlo più strano di quanto non sia già. Io ti ammiro. Credo in te. Perché tu, Bonnie Bennett, sei una donna incredibile. E ti voglio bene. Mi dispiace di essermene andato. Mi fa tanto male. Ma non accadrà di nuovo. Sei la mia migliore amica. E che se ti succedesse qualcosa, perderei completamente la testa. Stasera ho visto un lato di Devon che non vedevo da molto. Il fratello maggiore che ammiravo. Che cosa vuoi da me? Perché tutti cercano di salvarmi? Perché te lo devo, Stefan! Hai questo problema con Klaus perché mi hai salvato la vita. Perciò te... Non morirai oggi. Vieni, fratello. Penso che sarai tu a salvarlo da se stesso. Non sarà perché ama me. E adesso che devi provare chi sei davvero? Sarà perché ama te. E ogni volta che supererai il limite, io sarò lì a tirarti indietro, ogni secondo di ogni giorno, finché non avrai più bisogno di me. Io ti perdono per avermi reso ciò che sono. Io ti assolvo da tutta la morte e distruzione che ho causato come conseguenza di quello. E vuoi sapere perché? Perché sei mio fratello. E ti voglio bene. Promettimi che sarà per sempre. È migliore di me. È l'uomo giusto. Addio, fratello. Perfino dopo la nostra lunga e felice vita insieme, Demon si preoccupa ancora che non rivedrà mai più Stefan. Demon. Ciao, fratellino. Demon. Ciao, fratellino. Ma io so che si sbaglia.